cottura e preparazione le lasagne di zucca. Gli ingredienti che occorrono per il ripieno sono uno spicchio d'aglio, due rametti di rosmarino, gli aghi lavati e asciugati, 20 g di olio extravergine di oliva, 800 g di zucca a tocchetti, 1 o 2 pizzichi di sale e 50 g di acqua. Per la besciamella 1 litro di latte, 80 g di farina a 00, 80 g di burro, 2 pizzichi di sale, un pizzico di pepe nero, un pizzico di noce moscata. Per terminare la preparazione 250 g di pasta all'uovo, 250 di scamorza e 50 g di parmigiano reggiano. Mettere 2 rametti di rosmarino, mettiamo solo gli aghi lavati e ben asciugati. Aggiungo uno spicchio d'aglio. 15 secondi, velocità 7. Sul fondo con la spatola 20 g di olio extravergine di oliva, 3 minuti 120 gradi velocità 1 g di zucca a tocchetti, aggiungiamo 2 pizzichi di sale, 500 g di acqua. Spostiamo momentaneamente i boccali. Io farò 1 litro di besciamella, quindi uso 1 litro di latte, 80 g di burro, 80 di farina, 2 pizzichi di sale, pepe e noce moscata. Utilizzo il Bimby Friend per dimezzare i tempi di cottura. Se non avete il Bimby Friend potete aspettare di cuocere la zucca nel Bimby e poi cuocere la besciamella. Qui andrò a cuocere la besciamella, qui andrò a cuocere la zucca. Qui 7 minuti 90 gradi, velocità 2. 7 minuti 120 gradi, velocità 1 antiorario. 20 secondi, la frulliamo a velocità 10. La nostra crema besciamella, formare un primo strato di besciamella. Alterniamo i nostri ingredienti fino a consumarli. Primo strato di besciamella, le lasagne, un pizzico di sale, rimetto besciamella, zucca, scamorza, parmigiano e se a piacere il prosciutto. E ricomincio con lasagne, sale e così via. Cuociamo in forno preriscaldato per mezz'ora a 180 gradi e questo è il risultato. Adesso non resta solo che assaggiare.